Il 21 maggio 2015 prende il via Geometry in Expo, un ciclo di convegni dedicato allo sviluppo sostenibile, cultura, ambiente, società, Geometry per la qualità della vita. Presso la rinnovata Galleria Meravigli a Milano, nell'ambito degli eventi legati al Fuori Expo, ha preso il via il primo convegno dalla progettazione igienica degli ambienti alla qualità in tavola. Abbiamo voluto dedicare il primo evento convegnistico a quelle che sono le caratteristiche igieniche degli ambienti, dove si producono, dove si conservano e dove si somministrano i cibi. Quindi il ruolo del geometra ovviamente è tipico, è classico, e in tutte queste tematiche che riguardano la qualità igienica dei cibi noi siamo assolutamente all'interno, perché progettiamo, seguiamo la realizzazione dei lavori, e devo dire che oggi è stato un livello di approfondimento molto appropriato, con tematiche molto dirette, con casi concreti, e addirittura è stato idealizzato quello che è la casistica e la metodologia ideale per poter garantire la sicurezza nella preparazione dei cibi. Per una mattinata la Galleria Meravigli ha visto susseguirsi una serie di interventi dedicati al tema degli ambienti legati alla produzione, conservazione e somministrazione del cibo, allo scopo di formare i geometri e i geometri laureati a interrogarsi e intervenire sugli ambienti prima ancora che sulle tavole, consapevoli che l'applicazione di criteri adeguati consente a chi progetta di eliminare rischi di contaminazione dei prodotti alimentari, di ridurre i tempi di sanificazione e limitare lo spreco di risorse idriche. La categoria dei geometri è presente in Expo con tutte le sue declinazioni, quindi il Consiglio Nazionale, la Cassa, la Fondazione, per dimostrare come i geometri da sempre hanno una perfetta attinenza con il tema dell'alimentazione. Noi notoriamente proveniamo da quella figura professionale che era l'agrimensore, da sempre ci occupiamo di agricoltura, da sempre ci occupiamo di edilizia correlata al mondo agricolo, da sempre ci occupiamo quindi di tematiche, di problematiche attinenti e correlate a quella che è l'alimentazione. La nostra presenza era dovuta perché è un evento così importante, straordinariamente importante, l'esposizione universale rappresenta anche per la categoria la necessità di portare un contributo di sapere e di conoscenze in questo ambito.